Esce oggi nelle sale Arrival, l'atteso film di Denis Villeneuve, impegnato sul set di Blade Runner 2049. Una pellicola che affronta il tema dell'invasione aliena con un approccio da film indipendente. Nel senso, non aspettatevi città distrutte, mega mostri di metallo o roba del genere. In questo film gli alieni ci sono, ma sono più tipo dei signori che vogliono comunicare con noi, renderci partecipi di un sapere e diventare amici. Ma vi piacerà, ve lo assicuro. Quale occasione migliore quindi per fare una classifica relativa alla fantascienza? Tornata tanto di moda negli anni o mai passata? Dipende dai punti di vista. Mentre il caro Tico si occupa delle cose belle, io a cosa posso pensare se non a una lista di film trash che hanno deluso le nostre aspettative e incompresi? Siete pronti? Nella mia ricerca mi sono imbattuta in questa incredibile pellicola che si chiama Lady Terminator. Lo so, non dovrei aggiungere di più, ma aspettate. Ha una storia bellissima e assurda. La protagonista non è una signora, ma un'antropologa, ci tiene, che fa ricerche su un'antica leggenda riguardante la regina dei mari del sud. Presto detto e fatto, lo spirito della regina si impadronisce di lei e fa una strage. D'altronde aveva annunciato vendetta per chi le aveva ucciso il suo mega serpente. Lo so. Il tutto poi ovviamente è un omaggio, o scopiazzatura, del Terminator di Cameron. Mi pare ovvio, no? Jason X è quasi surreale, un misto di horror galattico che non so davvero chi possa averlo concepito. Ve lo ricordate il serial killer Jason, vero? Questo film è l'ultimo capitolo della saga di Venerdì 13, però ambientata nello spazio, dove Jason viene ritrovato congelato dopo 450.000 anni e rianimato per essere venduto ai militari. Cosa ve lo dico a fare che fa una strage? Questo però finché non viene ucciso si autorigenera anche misto a un cyborg. Capolavoro. Per quanto riguarda The Rollerblade 7, qui ci inoltriamo nello Zen Cinema. Che cos'è? È una scuola di pensiero che prevede la messa in scena di un'opera senza il benché segno minimo di una sceneggiatura che le dia un senso, ovviamente. È tipo arte astratta, talmente astratta che non si capisce. C'è una donzella in pericolo, un cattivo e un eroe in un mondo astratto dove tutti sanno sugli skate o sui roller. Ma proprio tutti, eh? I ninja, i minotauri, i cavalieri, le donne nude, tutti sui pattini. Non è bellissimo? Finite le trashate più belle che ho potuto trovare, io vi elenco due dei film che erano attesissimi e che hanno deluso le aspettative. Il primo è Jupiter Ascending, recente film delle sorelle Wachowski. Continui. In cui Eddie Redmayne sembra quello che imita Renato Balestra e Striscia la Notizia. Delusione, delusione, delusione. Ah, e anche qui si pattina, mi ricordo un Channing Tatum e Mila Kunis che vanno così nello spazio. Oh. Ok. Seconda delusione, Prometheus, di Ridley Scott. Bello Fassbender, bella Charlize Theron cattiva, bello tutto, ma il resto? Dov'è Alien? Ma vi pare a voi che una partorisce un insetto schifoso da sola e poi si autochiude la ferita con una spillatrice? Se solo ci ripenso mi sento male. Ah, un consiglio spassionato, non mangiate un hamburger di pesce dopo la visione di questo film. Fidatevi. E ora benvenuti agli incompresi. Se vi dico teste piccolissime di chihuahua su corpi umani, oppure alieni con gli occhi giganti, vestiti da astronauta con tanto di ampolla? Ok, sto parlando di Mars Attacks, di Tim Burton, quando quest'ultimo aveva ancora il fuoco dentro e creava queste cose bellissime. Una satira ironica e geniale sulla fantascienza, che ahimè incassò poco, ma che con gli anni si fece la sua fama. Bellissimo. Starship Troopers. Un classicone, un film volutamente ironico, che si prende in giro, dove ad invadere la Terra sono degli insetti giganti. Fra i protagonisti un giovanissimo Neil Patrick Harris. E pensate un po' che la pellicola fu anche candidata agli Oscar come migliori effetti speciali, da recuperare. Vi prego. E voi, quali fra questi film che vi ho elencato avete già visto? Fatemi sapere cosa ne pensate e se vi è venuta voglia di recuperarli. Nel frattempo ricordatevi che Arrival è al cinema da oggi. Mi raccomando, andatelo a vedere. Ricordatevi di seguire sempre Screen Week per essere aggiornati sul mondo del cinema e noi ci vediamo al prossimo frame. Ciao!